Nel cuore delle settimane rossiniane 2023, il 28 febbraio, data del non compleanno di Gioachino Rossini, nato il 29 febbraio 1792, verrà celebrato dal Conservatorio Rossini in concomitanza all'apertura dell'anno accademico dello storico istituto di Palazzo Olivieri. Conservatorio che nel pomeriggio officerà la cerimonia d'apertura dell'anno accademico e in serata alle 21 onorerà le settimane rossiniane allestendo il concerto Millagnerò tacendo previsto al Teatro Sperimentale di Pesaro. Uno spettacolo lirico, sinfonico e popolare realizzato in collaborazione con Rossini Opera Festival e AMAT, nato da un'idea del direttore del conservatorio Fabio Masini. È una inaugurazione del tutto particolare perché, come dire, in un periodo ancora così complesso per le strutture che possono ospitare delle manifestazioni, noi ci siamo inventati uno spettacolo, un'impresa, riprendendo 11 peccati di vecchiaia di Rossini e affidandoli a 11 compositori, i quali ne hanno fatto dei divertimenti assoluti, coinvolgendo cantanti del nostro conservatorio e cantanti del Rossini Opera Festival e accompagnati dalla nostra orchestra del Conservatorio Rossini, diretta dal maestro Luca Ferrara. Special guest del concerto sarà il popolare artista Elio delle Storie Tese, che già 25 anni fa aveva debuttato nell'opera del Rof Isabella. L'invito che ho voluto fare ad Elio è proprio perché sono sempre più convinto che sia necessaria per i conservatori una trasversalità nel messaggio, nella comunicazione e nella capacità anche di rendere contemporanei dei contenuti. Quindi Elio entrerà in punta di piedi su 11 partiture già determinate, ma che anche lui le interpreterà o farà da voce recitante in alcuni, in una maniera con una cifra stilistica tutta sua. Continuiamo a perpetuare una tradizione che dura da anni. Quest'anno lo facciamo in un modo molto più impegnativo perché abbiamo una collaborazione significativa da parte del Rossini Opera Festival, delle istituzioni pubbliche, Comune di Pesaro, Provincia, l'AMAT. Abbiamo un ospite d'eccezione e peraltro abbiamo anche uno sponsor che viene addirittura dalla provincia di Fermo, che è la Simar Group, che ci sostiene in questo tipo di impegno. Quindi stiamo coniugando per quello che è possibile pubblico e privato per fare in modo che la qualità dello spettacolo del conservatorio possa sempre essere e mantenersi ai massimi livelli. Una collaborazione, questa con il Conservatorio Rossini, che non è nuova, che aveva portato avanti Alberto Zedda a suo tempo, che noi siamo felici di continuare. In questa situazione la nostra partecipazione è limitata, nel senso che è tutto un concerto organizzato dal Conservatorio. L'idea di fare questi Pièces de Veillese orchestrati con nuovi lavori, per cui tutta una novità, e noi abbiamo procurato due artisti, due cantanti che provengono dalla nostra accademia, ma che si sono già esibiti in diverse situazioni nostre, per cui sono molto curioso di sentire questi lavori. Non era presente alla conferenza del conservatorio, ma a distanza Elio ha recapitato il suo invito allo sperimentale. Buongiorno a tutti, sono Elio e sono qui per annunciarvi la mia partecipazione allo spettacolo Millagnerò tacendo il 28 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Sperimentale di Pesaro. Si parlerà bene di Gioachino Rossini, quindi non mancate, ciao!